Ladies and gentlemen, all the young people, this is Showtime, belle case, belle mie, iscrivetevi al canale, canale no profit, infatti mi dico. Se non vi piace quello dico. Massimo, e se non vi piace quello dico come lo dico, dove lo dico, vai dal canale, è in un momento dove la democrazia è come i risultati positivi alla Napoli degli ultimi anni, vi lascio fare come vi pare, a belli di casa, a belli mia! E già sto sveglio, già sto al lavoro, sto tutto criccato, ieri sono tornato in palestra, ragazzi, mamma mia. Allora, iniziamo subito, vi voglio dare un consiglio, scaricate, non è vero, questo sempre a piangito quando faccio queste cose, lo sapete, c'ho delle magliette, non è vero manco, ah no, invece c'ho, è vero, magliette di Via della Pace, che bello, no, scherzi a parte, ragazzi. Allora, con un po' di ritardo chiedo scusa a tutti, chiedo scusa agli abbonati, chiedo scusa a chi mi sostiene veramente, appunto con gli abbonamenti o con delle donazioni. Abbiamo fatto le ultime due donazioni per chiudere il 2022. Ho deciso, dato che purtroppo non posso stare tanto sul canale, prima facciamo a 1000, adesso facciamo da 500, così almeno possiamo fare un po' più di beneficenza, un po' più sparsa, così magari qualcuno gli avvia lo schiribizzo e fa anche lui del bene. Allora, i primi $500 l'ho dato a una fondazione che si chiama Batonga. E questa associazione aiuta lo sviluppo personale, intellettuale delle donne e delle ragazze, oddio bada sto a cascà, nelle loro vite e nelle loro comunità, soprattutto nel centro della Centrafrica. Quindi questa associazione aiuta appunto le donne in tutto quello che è il percorso, che a noi ci sembra che tutto sia scontato, ma ragazzi non lo è. Quindi in una parte del mondo dove appunto la povertà è tanta, abbiamo fatto questa offerta per aiutare le donne, le bambine e le ragazze. C'è chi le insulta per come sono vestite e invece noi le aiutiamo. Aperto e chiuso parentesi. L'altra offerta di €450 che con il cambio e le commissioni e un corpo che vi ha tutti sti maledetti l'abbiamo data all'ADMO. L'avevo detto, ho finito di leggere il libro di Sinisa che consiglio a tutti, ho pianto svariate volte e non me ne vergogno. Molte volte devo fermarmi perché lo leggevo sul balcone di Via della Pace e molte volte con le lacrimoni dovevo scappare in bagno. Se vi capita, ragazzi, compratelo, se potete, voi che siete giovani, iscrivetevi per essere donatori di midollo d'osseo, perché un niente vostro può salvare una vita. Quindi abbiamo fatto le nostre offerte per il 2022, grazie a tutti, grazie anche a chi scrive e insulta. Sono io uno scemo che me la prendo troppo a male, però anche il vostro insulto ci aiuta a fare beneficenza, quindi trasformo la vostra cattiveria, il vostro essere infimi e infami in cose positive. Quindi grazie, mi devo ricordare più spesso questa cosa. Quindi grazie ancora. E adesso parliamo di calcio, di giovedì, l'anticipo a venerdì, dopo che era stato lunedì, dopo che ci sono state le partite. Brava Lega Italiana, brava, che bello che non poter riempire gli stadi, non poter portare Cassini magari in una trasferta, un padre come, che ne so, uno che la portasse fino a Cremona perché una trasferta tranquilla non l'ha potuto fare. Complimenti a non poter mai vedere derby della Mole perché magari il giorno dopo devi andare a scuola e ci vanno andare, bravi! Ma aiutiamo il calcio, rendiamolo più fruibile, bravi! Vabbè, allora, presentazione di Milan, sì, Milan, ciao core.
Napoli-Lazio! Che presentiamo, ragazzi? Che vi devo presentare? Sono sicuro. Qualche amico una volta. Chi sta sappiando niente? Guarda chi sta già sappiando. Ragazzi, ma. Che piangiamo? Ho fatto una ricerca, vi posso dire dei numeri se volete. Allora, 24 partite, 21 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, 58 gol fatti, miglior attacco della Serie A, 15 gol subiti, miglior difesa della Serie A, più 43 di differenza reti, più 18 punti dalla seconda, per poi venire da uno storico nostro, dove andando a ritroso 4-0, 5-2, 3-1, 2-1, 4-1, 1-1, 5-0. Ma io pure se c'avevo Veron e tutti c'avevo un attimino d'ansia. Immaginate adesso un rullo compressore. Fa piacere guardarli giocare a calcio. Poi detto da me, ragazzi, chi mi conosce sa che devo sperare. L'ultima volta che abbiamo vinto era il 2015. Onazzi, Ledesma, eppure lì se non sbaglia il rigore il Higuain, vabbè, lì ci avevano fatto un mezzo pancotto, ci avevano provato in tutti i modi. Espulsione verso Parolo, poi dopo. Vabbè, comunque, l'ultima vittoria era il 2015, regà. Ma che ci volevamo inventare? Poi, loro rullo compressori, noi brutti come la fame in Africa, per ritornare al discorso di prima. Bravo, fa la multa a fame! Avvoltoio! Niente, c'è sta uno, guarda, è brutto. Guarda, è brutto. Brutto! Quindi, vi stavo dicendo, di conseguenza, la palla è rotonda. Il Dio palla, lasciate qua, può succedere tutto, come nonna mi disse quel giorno del suo compleanno, chissà che giorno è. Ma che ne serve, il calcio è strano, magari un tiraccio, una ribattuta, il peggio fa, sotto porta tira, quindi va bene. Però se io devo guardare i numeri, se io devo guardare le statistiche, se io devo guardare lo storico della partita Napoli-Lazio, ma mi sa che ci hanno pure battuto l'anno che sono andati in Serie B a Napoli, una cosa del genere, diceva Danielino. Quindi, ragazzi, che vi dico? Io domani mi preparo l'elmetto, giubbotto antiproiettili e speriamo che Sarri giochi un po' di calcio domani, una delle partite più belle della giornata. Vabbè. Ah no, perché c'è pure il derby quell'altro d'Italia, come la Torre con l'Onda, stessa cosa. Però vabbè, volamo fino a domani, poi domani speriamo di non andare troppo in picchiata, ecco, tutto qua. Ultima cosa, che tanto ci siamo arrivati solo in pochi qua, lo so, specialmente i tifosi di altre squadre non ci arrivano mai qua. Il karma is a bitch. Che vuol dire? Per chi non conoscesse l'inglese, il karma è bastardo. Quindi, quando tu fai del male o con un po' di cattiveria provi a far diventare maliziosi i bambini 14 anni, e poi, perché il karma è a bitch? Tra tutto al culo! Ciao, ricordate che noi volamo l'arte striscia.